Benvenuti all'edizione del mese di agosto CG Bellunesi nel mondo. Iniziamo col primo articolo scritto da Vincenzo Barcelloni Corte, quale futuro per i nostri figli e nipoti. Ai nostri figli e nipoti abbiamo forse cercato di dare il benessere che noi non avevamo avuto, rischiando di renderli imparentati alla fatica del sacrificio. La crisi attuale può aiutarci a far loro apprezzare la gioia di scrivere una lettera, oggi sostituita da tanti telegrafici messaggini telefonici. Può aiutarci a far loro conoscere la gioia di leggere un libro, evitando di trascorrere troppe ore a guardare programmi televisivi o messaggi in internet, spesso privi di cultura o diseducativi. La congiuntura difficile può spingerci soprattutto a far conoscere la storia dei tanti emigranti che con coraggio e sacrificio hanno reso possibile l'attuale benessere. Se stimoliamo figli e nipoti a seguire questi splendidi esempi, li aiuteremo a tirar fuori le unghie per affrontare con coraggio il mondo, non più come povera merce un tempo sfruttata, ma come cervelli preziosi valorizzati dai sacrifici dei genitori e dei nonni. Continuiamo con Mille mondi intorno a noi di Valentina Savi. Come si può giudicare senza conoscere? Com'è possibile etichettare una persona senza aver prima ascoltato la sua storia? È di quesiti come questi che è nata l'idea di una mostra con foto e racconti di migranti intitolata Io sono bellunese, voluta fortemente da Roberto Muraro e dall'associazione Alba Azione di Gioia Onlus. La mostra è stata inaugurata sabato 22 maggio presso l'auditorium di Piazza Duomo e si è protratta fino al 5 giugno. La risposta dei bellunesi all'iniziativa è stata molto positiva e visto il successo ottenuto si è pensato di dar vita ad una mostra itinerante in modo da coinvolgere il maggior numero di persone possibili e avvicinarle ad un tema dedicato quale l'accettazione del diverso e la sua conseguente integrazione. La Festa dei Popoli all'insegna dell'unità. Nonostante l'inclemenza del tempo, la Festa dei Popoli 2010 ha avuto un lusinghiero successo con la partecipazione delle varie etnie di emigranti presenti in provincia, che nella vivacità dei costumi, nei ritmi della musica e dei canti, hanno presentato i segni della loro identità e della loro cultura, molto apprezzati dai presenti. Bravissima la regia del cantautore Giorgio Fornasier, con toccanti letture e canti alcuni sull'emigrazione, canti che sono di tutti i popoli e che hanno coinvolto anche il pubblico. Infine, presentata dal presidente Jean-Charles Ancier e da Patrizia Madalozzo, che è anche consigliere della BM, la nuova associazione Popoli Insieme, di cui sono state spiegate l'organizzazione e la finalità, volte alla solidarietà, alla dedizione e agli altri nel volontariato, alla valorizzazione e alla conoscenza delle culture delle varie componenti che hanno formato l'associazione, con un appello alle nostre comunità di sostenerla. Nella circostanza è stata presentata anche la mostra fotografica itinerante Io sono bellunese, di Roberto Muraro, Voci e volti di migranti. Un'espressiva sequenza di immagini e testimonianze di migranti in ogni luogo del mondo residenti in provincia. Hanno concluso la giornata una merenda etnica e balli e danze animati dai gruppi presenti. Proseguiamo con Ricordi australiani di Patrizia Burigo. Gli 11 studenti dell'Istituto Alberghiero di Cortina che si sono recati in Australia lo scorso marzo per la prima fase dello scambio didattico e culturale con la scuola di Frankiston, vicino a Melbourne, sono rientrati in Italia entusiasti e soddisfatti dell'esperienza vissuta oltreoceano. Gli allievi hanno potuto anche confrontarsi con la comunità bellunese e veneta con la residente, grazie ad un incontro organizzato appositamente per loro al Veneto Club dal consultore Valerio Fauro, presidente della famiglia bellunese di Melbourne, dal Manitoba al bellunese, docenti e studenti della Facoltà di Studi Ambientali e Architettura dell'Università del Manitoba in Canada. Hanno trascorso 2 settimane nella nostra provincia per affrontare le tematiche della difesa dell'ambiente e dello sviluppo delle comunità locali. In questo periodo i ricercatori hanno interagito nel loro lavoro con molte realtà che già operano nel nostro territorio e trattato le tematiche oggetto di studio, quali l'Istituto Agrario della Lucia di Feltre, il Museo Etnografico di Serravella, l'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la sezione Veneto Agricoltura del Consiglio, la Fondazione Angelini del Dipartimento del Territorio dei Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Il percorso da Venezia alle Dolomiti ha offerto un'esperienza entusiasmante agli studenti e le tematiche affrontate e gli scambi didattici sicuramente saranno di grande valore per il proseguo delle loro attività accademica e di ricerca. Gruppi folk. Trasferte europee per i gruppi folcloristici della nostra provincia. Lo scorso maggio il gruppo Agordino è volato in Francia per portare il suo caloroso saluto ai bellunesi in terra transalpina. La compagine è nata tra Gosaldo, Rivamonte e Voltago, è attiva dal 1996 ed è composta da ben 25 elementi che si impegnano a mantenere viva la tradizione delle danze locali, sempre meno conosciute nelle nuove generazioni.
Il gruppo di Cesio Maggiore, invece, ha avuto l'onere di rappresentare l'Italia nel famoso Festival Internazionale di Leicester, in Olanda. Lì ha combattuto a suon di musica e balli contro le compagini provenienti da Spagna, Polonia, Austria, Germania e Svezia. L'esperienza indimenticabile per il gruppo, soprattutto per la splendida accoglienza ricevuta in terra olandese. Trasferta in Svizzera con i Siede Goth. Sabato 8 maggio la compagnia dei Siede Goth, dialettismo con il quale si identificano gli abitanti di Sedico, ha preso la via della Svizzera con destinazione Winterthur, nella provincia di Zurigo. Terra di emigrazione bellunese da oltre 100 anni, dove è presente una bella comunità con origine dal comune di Sedico. Due giorni molto intensi per la comitiva in quello che rappresentava la loro prima trasferta in terra straniera. I Siede Goth, che nel loro gruppo venerano anche un gruppo teatrale dilettantistico, si sono esibiti nel teatro gremito da tantissimi nostri emigranti che ormai residenti in Svizzera non hanno voluto mancare a questo momento di relazione con la terra d'origine. Papaya, beneficenza ed edizione. La famiglia Secco di origini bellunesi è tra i maggiori produttori sudafricani del frutto esotico. Nel 2004 Giovanna ha vinto l'Italian Business Women of the Year. La storia di Secco inizia con papà Beppi, che lascia la sua Caupo di Serendel Grappa per andare in Australia a fare il tagliatore di canna. Nel 1949 torna in Italia per sposare Antonietta di San Siro. Di nuovo in Australia, dove nascono Dennis nel Queensland nel 1953, Giovanna a Sydney. Per gli intrecci non sempre felici del destino, dopo un breve ritorno in Italia, Giovanna e famiglia si trasferiscono in Sudafrica, dove la zia possedeva le aziende agricole Kudu Farm ed Esperia Farm. Era il 1970 e noi giovanissimi e un patrimonio che la zia considerava sacro, costruito con amore dal figlio scomparso troppo presto. Non è stato facile, pochi soldi e nessun divertimento, non ci restava che lavorare tutto il giorno. Difficoltà dopo difficoltà, i Secco hanno dimostrato di avere una mente votata al business. E in barba alle previsioni di altri uomini d'affari che li vedevano falliti, la loro è stata una carriera in ascesa. Nel 70, conferma Giovanna, avevamo 35 dipendenti. Oggi sono oltre 400, tanto da essere considerati tra i maggiori produttori sudafricani di papaya. Termina qui l'edizione del mese di agosto TG Bellunesi nel mondo. Vi diamo appuntamento al mese di settembre. Per informazioni sul nostro sito www.bellunesidelmondo.it, per qualsiasi domanda o richiesta, la nostra mail giovani@bellunesinelmondo.it. Grazie.